Sono 8 i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative di Francavilla al Mare, 23.816 abitanti per un totale di 20 liste a sostegno e 316 candidati consigliere. La lista numero 1 fa riferimento al candidato sindaco Moreno Bernini con la sua lista civica Uniti a Sinistra. Lista numero 2 per Carmine Montebello, supportato dalla lista civica Etica Montebello. Lista numero 3 per Franco Moroni, appoggiato da 3 liste con ispirazione centrodestra. Nuove prospettive, cambiamo con Toti e Francavilla nel cuore. Lista numero 4 per Gianluca Baldassare, candidato con la lista civica Gianluca Baldassare sindaco. Lista numero 5 per Camillo Paolini, candidato della lista Aria Nuova. Il centrodestra schiera lista numero 6 Roberto Angelucci, in passato 4 volte sindaco, l'ultima volta dal 1998 al 2008. Nella coalizione a suo sostegno due civiche, Angelucci sindaco e Noi per Francavilla, oltre a 4 partiti, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Abruzzo Indipendente, UDC. Il centrosinistra punta su Luisa Russo, lista numero 6, attuale assessore al commercio, che rappresenta la continuità con la passata amministrazione guidata da Antonio Luciani, che non potrà ricandidarsi come sindaco. Anche in questo caso la coalizione è composta da liste civiche Antonio Luciani 2021-2026, Insieme siamo Francavilla, Francavilla in azione e Alleanza Democratica, oltre al Partito Democratico. Chiude la lunga lista dei candidati Livio Sarchese, lista numero 8 per Sì, amo Francavilla, e sostenuto dal Movimento 5 Stelle. L'identikit del candidato sindaco Moreno Bernini che si presenta alla cittadinanza di Francavilla al Mare. Allora, io rappresento un movimento che a Francavilla esiste ormai da quasi 35 anni, un movimento che comprende associazioni, cittadini, presenza nei comitati, professionalità. Uniti a Sinistra è proprio questo. E la scelta di farmi candidare un po' per le esperienze che ho già avuto, insomma, ho fatto anche l'assessore con l'amministrazione di centro-sinistra nel 96 al 98 e sono stato anche 2 volte consigliere comunale. E la scelta sulla mia persona, ripeto, è legata soprattutto all'esperienza fatta, ma soprattutto anche al fatto che attualmente noi come movimento lavoriamo sul territorio giornalmente, sia come associazione di cui sono il presidente, con un giornale e con attività di educazione ambientale in tutte le scuole e attenzione alle problematiche ambientali e del territorio. Prima tematica da affrontare, leggiamo qui, è quella dell'urbanistica con l'adozione dell'opzione cemento zero. L'opzione cemento zero, che nell'altra campagna elettorale era stata inserita anche nella coalizione di maggioranza, ma di cui non si è avuta traccia. L'opzione cemento zero è una cosa molto seria, è uno studio sulla realtà di Francavilla, che sappiamo tutti è stata una città che ha avuto uno sviluppo tortuoso e selvaggio in alcuni momenti. Approvare l'opzione cemento zero significherebbe ridare vivibilità alla città, significherebbe rallentare il boom demografico e far sì che la città abbia dei servizi all'altezza della popolazione. Se continuiamo a costruire, ad ospitare, i servizi non basteranno più. La città è quella che è, sono 23 circa chilometri quadrati, ma la fascia costiera è sicuramente abbondantemente urbanizzata. E poi ci sono i servizi al cittadino. Nelle grandi città il problema, quello più comune, ma non solo in Abruzzo, in tutta Italia, è quello legato ai rifiuti. Ecco, è un tema da affrontare. Sulla questione rifiuti ero assessore quando facevamo partire la raccolta differenziata, che attualmente si svolge con il porta a porta, ma purtroppo i cittadini non ne vedono i vantaggi, perché fanno la differenziata, ma di solito la differenziata è giocata all'obiettivo rifiuti zero e soprattutto ad avere un risparmio rispetto al costo. E gli altri servizi sono tutti legati al fatto che la città si è sviluppata appunto senza una programmazione edilizia, una programmazione urbanistica negli anni 60-70. Ora chiaramente si tratta di fermarsi, di guardare quella che è la città e in base a quello che è impostare una nuova programmazione sia in termini di servizi che in termini urbanistici. Le politiche giovanili sono una chimera per tutte le amministrazioni. Io ne farei solamente una professione di giovani. Io vedo la città come un correlato, un crogiolo di interessi, giovani, anziani, donne, bambini. Insomma, noi pensiamo alla città di tutti. La città di tutti significa che ognuno deve avere i suoi spazi e questi spazi che devono essere correlati tra di loro, perché io non escluderei l'esperienza dell'anziano con la gioventù appunto delle fasce più giovani. Quindi a sto punto noi pensiamo una città veramente di tutti, con servizi adeguati per tutti. Quello che manca a Francavilla da sempre, o comunque qualche esempio c'è stato, è la programmazione. Programmare significa mettersi a tavolino,
chiaramente niente incompetenti in questo caso amministrazione, e verificare quella che è la situazione. Non si può partire senza conoscere la realtà. Noi questo lo facciamo anche dal di fuori dell'istituzione, perché ripeto, lavoriamo sul territorio da anni, e programmando si riesce, e con i dati in mano si riesce a capire che cosa si può e non si può fare. Lei ha racchiuso, no, turismo, cultura e ambiente in un unico programma, un punto di programma, ecco, sono degli argomenti, dei temi che vanno di pari passo. Assolutamente. Turismo è collegato all'ambiente, perché sempre più si chiede un ambiente sano per poter appunto vivere la propria vacanza o il proprio passaggio in una città. E il turismo è assolutamente indissolubile a questo, all'argomento ambiente, al risanamento della città. Abbiamo delle problematiche abbastanza critiche, tipo il Fiumalento, che è un SIR di interesse regionale che deve essere bonificato. Purtroppo si continua a non pensarci e a lasciarlo in quelle condizioni. L'Alento non è un problema, l'Alento è una risorsa, come era nel passato, tutti i fiumi erano nel passato nelle grandi città. Noi abbiamo previsto proprio un punto nel nostro programma, che non è riportato in quel volantino, la destagionalizzazione degli eventi. Cioè Francavilla è chiaramente 3 mesi di boom di presenza, e poi però negli altri mesi diciamo, la presenza in città latita. Noi abbiamo alcune diciamo, proposte, una in particolare ci sta molto a cuore. Noi abbiamo una zona archeologica a Francavilla in cui c'è una villa romana del III secolo d.C. In questi anni, io ora sono stato assessore, quando venne messo il vincolo, nessuno ci ha mai pensato. Noi abbiamo fatto libri, pubblicazioni, abbiamo valorizzato questa cosa. Una volta iniziati gli scavi, lo vediamo in altre parti, diventerebbe un momento di attrattivo, scusa per rimanere a Francavilla. Non solo il mare, ma andiamo a vedere la villa romana. E tutti i materiali che troviamo ancora sottoterra a Villanesi li potremo portare nel Museo Michetti e farne una sezione archeologica di Francavilla. La parola sostenibile la mettono tutti nei programmi, però nessuno sa che significa. Sostenibilità significa, intanto, per quanto riguarda la mobilità, un piano traffico che sia veramente adeguato alla città. E come si fanno i piani traffici? Non solo con i monopattini che si comprano e si mettono a disposizione, ma occorre anche qui programmare, affidare a dei tecnici specializzati uno studio, quindi risparmiando al limite in altri settori, e farci restituire un documento che sia la base della mobilità sostenibile in città. Mobilità sostenibile non significa solo bici oppure monopattini elettrici, ma significa anche come far veicolare le macchine, potenziare i servizi urbani, e quindi tutte queste soluzioni noi qualche idea ce l'abbiamo, però preferiremo affidarci a chi ne sa di più di noi. Prima di chiudere, anche l'argomento welfare è uno dei punti elencati sul programma elettorale. Attenzione a tutte quelle categorie di persone anche più sfortunate, purtroppo dopo la pandemia questo numero va sempre più lievitando. La pandemia praticamente ha stravolto la nostra vita, e anche Francavilla chiaramente non è fuori dal mondo, ne ha subite le conseguenze. Noi siamo convinti che, come dicevo prima, che la città non può essere vista a compartimenti stagni. Noi crediamo nella solidarietà tra le varie fasce d'età, e quindi per noi Francavilla deve essere un crogiolo di vita che comprende i diritti dei bambini, degli adulti, dei giovani e degli anziani. Per cui sul welfare occorre una politica che tenga presente le possibilità di risorse che vengono da fuori, perché chiaramente un comune da solo non ce la fa, ma anche gli spazi, perché gli spazi a Francavilla sono pochi, e quei pochi che ci stanno a volte vengono affidati ad unici realtà o associativo o in altro modo. Quindi aprire la città degli spazi, aprire la solidarietà al confronto tra le generazioni, secondo me potrebbe essere un punto di partenza, naturalmente con politiche adeguate, finanziate anche con finanziamenti nazionali, regionali e anche comunali. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Moreno Bernini agli elettori del comune di Francavilla al Mare. Sarà strano, ma io dico che io non sarò il sindaco di Francavilla, perché realisticamente, come diceva qualcuno, noi vogliamo, siamo realisti, vogliamo l'impossibile, ma noi vogliamo entrare in consiglio comunale, assolutamente, è il minimo che vogliamo. E per fare questo possiamo votare sia il sindaco, ma soprattutto votare il nostro simbolo, la nostra lista, perché è la lista che porta il candidato sindaco in consiglio. Chiaramente vedremo come andrà questo, il primo risultato al primo turno, e poi ci muoveremo. Chiaramente, ripeto, noi vogliamo entrare in consiglio comunale per far tornare la sinistra, la voce della sinistra, in Consiglio Comunale a Francavilla al Mare. Siamo sul bellissimo lungomare di Francavilla al Mare, alle spalle del candidato sindaco Carmine Montebello c'è il mare Adriatico, siamo a 2 passi da Palazzo Sirena. Innanzitutto facciamo subito una domanda semplice, che è la presentazione del candidato sindaco. Breve presentazione biografica: mi chiamo Montebello Carmine,
svolgo l'attività di avvocato da oltre un quarto di secolo a Francavilla al Mare. Da poco mi sono trasferito al Foro di Pescara. Ho iniziato un po' tardi a fare l'avvocato a 30 anni. Prima svolgevo le mansioni di semplice poliziotto nella Polizia di Stato, ma quelle sono è un'altra vita. Sono pronto a candidarmi a sindaco di Francavilla al Mare dopo ben due volte che, per le note questioni che andrete a vedere su Facebook, non ci sono riuscito. Questa volta scendo in campo ufficialmente, lista civica indipendente. Class, perché brevemente ci sono le liste civiche impure, quelle che si appoggiano ai partiti, e le liste civiche pure, trattino, indipendenti, che stanno al di fuori della partitocrazia. E come mai questa scelta? È una scelta che indicativamente ci sto rimuginando da una cinquantina d'anni. Da quando vedevo alla fine degli anni 70 le famose tribune politiche, dove vedevo l'esponente radicale Marco Pannella con la Bonino che si bavagliavano e dicevano contro la partitocrazia. Illo tempore ero un semplice adolescente, vedevo, e poi ho sempre avuto la passione della politica, però l'ho studiata a modo mio, cioè al di fuori della partitocrazia. E adesso propongo un progetto rivoluzionario. Il mio programma si articola in 10 punti, ma traggono origine dall'etica. Ricordo brevemente che l'etica, nata 25 secoli fa in Grecia, e non altro che la distinzione fra il bene e il male nelle scelte che l'uomo deve fare al di sopra delle leggi umane. Quindi una cosa va fatta per il popolo, va fatta per i cittadini se è una cosa che porta del bene, non va fatta se è una cosa fatta del male. In antitesi a quella che è stata la partitocrazia negli ultimi 70 anni. Il bene del cittadino è il progetto, loro lo chiamano programma, perché i partiti che fanno propongono prima le persone che portano i voti e poi mettono il programma che tengono nel cassetto per 5 anni. Qui dobbiamo invertire l'ordine dei fattori. Qua si deve partire da un programma, dalle persone, quindi i cittadini devono vedere chi sono le persone che fanno parte della lista etica Montebello, vanno a vedere il sottoscritto, si vanno a informare sul sottoscritto e devono dare fiducia al programma, tant'è che vedrete una cosa bella nei prossimi scontri televisivi. Vedete il sottoscritto, apro una parentesi, sapete che il sindaco in teoria ha due limiti invalicabili: la procura della Repubblica se compie atti contrari al codice penale, quindi l'avviso di garanzia, e c'ha il prefetto che, senza l'articolo 142 del TUELP, può sospendere o revocare. Io metterò la cosiddetta gabbia amministrativa, cioè io farò questo, in diretta caccerò una carta, un atto notorio, un atto, dimissioni irrevocabili. Io lo firmerò, farò un patto con i cittadini di Francavilla che mi impegno a rispettare il programma nel cronoprogramma quinquennale, che non farò i famosi inciuci della partitocrazia, e depositerò questo atto al notaio Plasmati, il quale lo otterrà e sarà il mio controllore amministrativo. Ove io tradissi questi principi, lui metterà data certa e timbro e lo porta al prefetto e cade tutta l'amministrazione Montebello. E finisce la storia. Pochi concetti ma molti chiari. Veniamo a quelli che potrebbero essere dei punti fondamentali anche per far ripartire, non so se lei mi sembra di essere convinto di questo, far ripartire Francavilla al Mare. Sicuramente siamo sul lungomare e il turismo è di quello che... Ma il turismo deve essere la punta di diamante. Ragazzi, non ci dimentichiamo che io sono stato adolescente negli anni 80. Negli anni 80 Francavilla era la perla dell'Adriatico. Adesso è diventata la perla nera, tipo la perla di Labuan, la perla nera. Allora, il concetto qual è? Che mi devono dare cortesemente i miei competitor la possibilità, anzi, se loro, facciamo così, faccio un appello ai competitor: se voi dopodomani all'incontro, primo secondo, mi fate un favore, non a me, ai cittadini, vi ritirate dalla competizione e mi date la possibilità per 5 anni di poter guidare questa macchina amministrativa, io vi dimostrerò, perché penso e credo di avere le capacità, di come si cambia Francavilla. Però loro devono stare 5 anni all'opposizione. Si restano all'opposizione, mi mettono in mano la macchina amministrativa e poi vediamo di che pasta sono fatto. Perché io ricordo che dal compianto Gianni Angelucci, padre di Roberto Angelucci, al sindaco pro tempore Luciani Antonio, chiaro? Quello che io ho sbeffeggiato giustamente, Antino re dei Proci, dei 9.232 Proci che nel 2016 gli hanno dato in mano Francavilla. Abbiamo le macerie di Francavilla. Francavilla a livello amministrativo, culturale, economico sta come nel dopoguerra nel 45. Allora, per una rinascita di Francavilla bisogna azzerare, formattare tutta la macchina amministrativa e ripartire da zero con principi etici. E sarà complicato? No, per chi non conosce la materia. Io modestamente sono 10 anni dal 2011 che ho pianificato tutto. I protocolli ci sono, la mia squadra di consiglieri è pronta e sono tutti giovani, perché secondo il mio concetto i giovani ai consiglieri devono essere rappresentativi di ogni quartiere, tipo il presidente del comitato di quartiere, e devono portare in consiglio comunale i problemi. Poi la squadra di governo, la
se permettete, la legge mi dà la possibilità, nei primi 100 giorni gli assessori li nomino io, perché devono essere assessori tecnici, cioè esperti in materia, che prenderanno lo stipendio solo se realizzeranno il loro mini programma. Perché io vorrei dire una cosa, a Francavilla si è fatto l'inverso, si è stato nominato assessori solo perché avevano preso 250-300 voti da consigliere. Poi andavano a fare gli assessori e ne sapevano meno del dirigente competente. Ma possiamo cambiare Francavilla in questo momento? Secondo me no. A proposito, l'ultimo appello, siccome il sindaco deve dare l'esempio, io rinuncio allo stipendio, ma non lo rimetto nelle finanze, lo metto in un fondo di solidarietà. Ogni anno, con i soldi tra virgolette guadagnati, ci farò le borse di studio ai ragazzi di Francavilla, perché che hanno bisogno di studiare. Mi pare che il sociale è un tema a lei molto... Sociale, guardi, sociale, io, molti mi dicono, mi spacciano per fascista, alcuni mi dicono che sono comunista. Allora facciamo così, siccome i valori sono finiti, no? Perché i valori di destra e di sinistra, dalla morte di Berlinguer e Almirante, sono finiti. E abbiamo la crisi della Seconda Repubblica, no? Prima Repubblica dopo che era 92, Seconda Repubblica 92 ad oggi. Adesso dobbiamo partire dalla Terza Repubblica, se non dalla Quarta, principi etici. Allora io dico una cosa, il sociale, Francavilla, se arrivo io, la prima cosa, si deve azzerare tutta la macchina amministrativa. Si ripartono con i dirigenti, con i dipendenti. Se i dipendenti assunti negli anni 90-80 non ce la fanno più, gli daremo un incentivo all'esodo verso la pensione, oppure rimarranno in ufficio a formattare i nuovi giovani che devono entrare. Poi il sociale, a me piace molto il sociale, perché dicono che io sia come la Torre di Pisa, centro sposto a destra, ma io guardo molto il sociale. Ho vissuto anche una famiglia di operai, quindi la prima cosa è il sociale, turismo, ma ci sono tutti i settori che devono rinascere a Francavilla. Il sociale per me si deve azzerare proprio l'ufficio, cioè i dirigenti, gli impiegati devono vedere se devono fare il loro dovere, ma quello che io proprio ce l'ho qui, ma ce l'ho veramente qui, sono gli assistenti sociali. Secondo me non hanno le capacità di poter aiutare la povera gente, quindi faremo così, la convenzione con la cooperativa la accantoniamo. Formiamo un po' di giovani ragazzi che si laureano a Chieti in scienze sociali, li portiamo qui, li formiamo e poi sì che riparte il sociale. Dico bene o dico male? Le politiche del lavoro? Le politiche del lavoro? Ecco, ma io penso che ci siamo messi d'accordo e lei. No, perché guarda caso, mi sta facendo le domande. Allora, facciamo così. Ho un progetto per Francavilla di una cosa che in Italia non c'è. Il pubblico che si mette in concorrenza con il privato. Cioè, faremo, se Dio vuole, delle piccole aziende comunali che saranno guidate da un city manager. Le maestranze saranno assunte con dei concorsi o mini concorsi o delle cooperative dove verranno i ragazzi di Francavilla e non, in base a requisiti di meritocrazia, in base a un esame che modestamente vorrei tanto presiedere io. Mini aziende tipo farmacia comunale, stabilimento balneare comunale, discoteca comunale, sala da ballo comunale, ristorante comunale, albergo comunale. Vedremo se il pubblico ha una qualità di prodotto inferiore al privato. Secondo me si inverte in favore. Che succede? A fine anno c'è un bilancio, giusto? Il cosiddetto utile imprenditoriale, che il privato se lo mette in tasca, perché è anche utile, perché l'impresa è quella. Noi che ci facciamo? Ci paghiamo le due famose 2P, prodotto e personale. Ai ragazzi gli daremo il fisso come da contratto collettivo e gli daremo anche un incentivo sugli obiettivi, così i ragazzi si svegliano e lavorano di più. L'utile lo dividiamo in due. Una parte lo versiamo nel sociale, l'altra ci andiamo a risanare piano piano il bilancio comunale. Se noi facciamo una quindicina di aziende comunali, io sfido chiunque, momento, ma improntate alla massima trasparenza. I mini bilanci saranno tutti online, sia l'acquisto che le vendite. Dopodiché il city manager sarà controllato dal revisore dei conti, che alla fine dell'anno verrà anche a certificare, a dare il cosiddetto sigillo al bilancio comunale. Sfido chiunque a dire che sotto ci sia la pecca, perché dove c'è trasparenza c'è legalità, dove c'è opacità c'è illegalità. Dico bene, collega Antonio Luciani? Il nostro tempo è quasi terminato, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco. L'appello è questo, sicuramente non mi vedrete in giro per Francavilla a chiedere il voto, perché il voto eticamente non va chiesto, il voto va meritato in base al programma, al cosiddetto pacchetto prendere o lasciare che si dà. Io invito solo questo al cittadino, ai 22.000 errotti cittadini che hanno diritto al voto. Andatevi a leggere il programma, da domani partiranno 15.000 volantini del programma elettorale, oppure andate su Facebook, oppure andate, vi potete pure telefonare, c'è il numero. Sono 10 punti rivoluzionari, ma non per Francavilla, perché a me piacerebbe che Francavilla fosse il punto di partenza per una rivoluzione etica nazionale. Quindi adesso siete voi cittadini che vi dovete assumere la responsabilità. Qui o si cambia o si va al baratro. L'ultima battuta con la moneta da 2 euro che non c'ho.
Se votate Roberto Angelucci, cioè il lato di una moneta, voi votate il passato remoto. Se voi votate Russo Luisa, voi votate il passato prossimo, cioè la prosecuzione di Antonio Luciani. Dei due competitor che le exit poll danno per vincenti al primo turno, voi votate il passato. Allora, per cambiare Francavilla non si deve guardare al passato, si deve guardare al futuro. Lista Etica Montebello, un nome e una garanzia. Per iniziare facciamo l'identikit del candidato sindaco Franco Moroni. Franco Moroni è un libero professionista, nella vita faccio il geometra, quindi ho la possibilità e la fortuna di vivere la città passo dopo passo. E la mia esperienza politica non è che sono un neofeta della politica, perché ho anche un minimo di esperienza politica, mi sono candidato in provincia con l'amministrazione Enrico Di Giuseppe Antonio, cui ho rivestito il consigliere provinciale, per poi l'ultimo anno e mezzo, due anni, ho fatto anche l'assessore, ero in giunta con la giunta di Enrico Di Giuseppe Antonio in provincia di Chieti. E contestualmente sono stato in minoranza al primo mandato di qui al comune come consigliere comunale, in minoranza alla prima amministrazione di Luciani. La sua è una coalizione civica, tre liste puramente civiche, come mai questa scelta? Questa scelta perché il dato di fatto sta proprio negli 8 candidati sindaci. Questo è un fallimento della politica che ha portato appunto ad avere 8 candidati, 8 candidati sindaco, e ovviamente a far fare questa scelta anche personale di civica, di persone radicate nel territorio, quasi tutte alle prime esperienze. Il nostro obiettivo è quello appunto di portare Francavilla ai vecchi splendori, quindi abbiamo una visione totalmente diversa da quella degli ultimi 30 anni. 5 punti salienti del suo programma elettorale, della sua campagna elettorale. Ne prendiamo uno, ma non perché sia forse il più importante o il meno importante, perché difficilmente si vede, è la parola sport. Esatto, sì. Lo sport per noi è fondamentale. Ci puntiamo molto, perché ciò significa coinvolgere i giovani. I giovani sono il nostro futuro. Grazie allo sport si coinvolgono i giovani che riescono a concentrarsi su questa attività, e quindi non si diramano su altre attività pericolose, chiamiamole così. Noi abbiamo l'obiettivo di portare e realizzare la cittadella dello sport. Questo è il nostro primo obiettivo, cioè abbiamo Valle Anzuca, dove c'è lo stadio, ci sono tutte le attività sportive. Noi vogliamo concentrare tutto in quella zona, facendo la cittadella dello sport e collegandola al turismo, perché turismo e sport si coadiuvano molto molto bene. Ecco, l'ha già citato, allora andiamo sul turismo, che per Francavilla è anche una delle fonti più vitali della cittadina. Certo, e ovviamente è la partenza. La nostra visione di turismo sostanzialmente sono 3 punti fondamentali: avere un turismo, dare visibilità alla città, quindi a livello nazionale e internazionale, avere un turismo tutto l'anno, non concentrato solo su 3 mesi, per poi avere un periodo invernale, una città diciamo morta. Quindi noi lo vogliamo spalmare tutto in tutto l'anno. E poi incentivare l'apertura degli alberghi. Francavilla è carente di alberghi ed è fondamentale come ripartenza dare modo agli imprenditori di investire qui a Francavilla e far riaprire gli alberghi. Francavilla è stretta e lunga, 8 km di costa, e sono rimasti pochissimi alberghi nel lato nord. Tutto il resto, centro e sud, sono senza alberghi. Ultima cosa che è fondamentale,
coadiuvare l'imprenditoria turistica impregnata sul mare con la collina e con i commercianti, fare questa fusione con la regia del comune e portare un'idea di una nuova visione di turismo. Non siamo abituati a promettere, a fare il cosiddetto libro delle favole. I soldi non ci sono, anche perché alcuni asset fondamentali di Francavilla sono stati venduti, i rientri sono minimi, quindi un obiettivo può essere proprio il PRN statale, che danno la possibilità ai comuni di avere molti fondi, specialmente nel green e collegati anche alla cultura. Noi puntiamo molto su questa cosa, per riportare anche valore alle carenze attuali che i francavillesi sanno, quali i marciapiedi dissestati, la manutenzione ordinaria, molto molto semplice. Il nostro programma infatti è basato, non è che ce lo siamo inventati, la nostra visione ce l'abbiamo, però il nostro programma ci è stato suggerito dai cittadini, da coloro che vivono tutti i giorni la città, quindi la carenza dei marciapiedi che sono dissestati, la pubblica illuminazione da rivedere un po' totalmente, e da ridare valore alle contrade totalmente abbandonate. Abbiamo un centro storico, San Franco, che è deserto, una nuova visione della piazza Sant'Alfonso che è stata rifatta, nello stesso tempo è stata svuotata. Quindi ridare vita a quella piazza, come completare il centro di Francavilla, e un occhio di riguardo anche alla zona Foro, che anche lì è molto molto carente, dove abbiamo una struttura poco sfruttata, che noi come obiettivo abbiamo l'obiettivo di rivalutare anche quella struttura che è presente a via Francesco Paolo Tosti della zona del Foro. Un altro punto fondamentale, questi famosi 5 punti focali, è la sicurezza del cittadino. Non è anche Francavilla, adesso si incomincia a vedere la microcriminabilità. È importante, no, cioè più che importante, non è possibile che nel periodo invernale, all'imbrunire, i commercianti si devono chiudere dentro per la paura che qualcuno entri dentro il negozio e faccia qualche scippo, qualche rapina. E la stessa cosa vale per i residenti, che devono stare la casa chiusa a chiave. Quindi il nostro scopo è quello di fare una programmazione con delle interforze, ossia collegare carabinieri, polizia e vigili, e poi sfruttare il discorso che Francavilla è molto lunga, quindi avere dei vigili zonali, cioè delle piccole sedi, in modo che Francavilla sia almeno abbia una parvenza agli occhi del malintenzionato, che si devono vedere i carabinieri, la polizia, in modo che come dissuasione. C'è sempre l'argomento delle tasse, no? Perché poi in campagna elettorale è quella che i cittadini vogliono sentirsi dire: abbassare le tasse. Esatto. A onor del vero è un punto dove noi abbiamo battuto molto. Ci tengo in particolar modo perché Francavilla è una delle cittadine più care, quindi abbiamo programmato una revisione totale della tassazione sulla premialità. La nostra parola è abbassare la tassazione con la pressione fiscale e con la premialità. Un esempio che faccio spesso è quella della Tari, cioè se un cittadino è un bravo cittadino, ossia fa bene la differenziata, porta la differenziata ai centri raccolta, con una tessera magnetica gli vengono accreditati degli ecopunti, i quali poi alla fine dell'anno vengono scontati sulla tassazione della Tari. Un altro esempio per i commercianti sulla Tarsu: se ci sono degli incentivi provinciali all'epoca ed europei per delle assunzioni dei giovani, allora noi, se loro assumono dei giovani, possiamo detassarli. Cioè ci sono parecchie cose che noi abbiamo una visione parecchio limpida su queste cose. Siamo in conclusione, prima di salutarla, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Franco Moroni agli elettori del comune di Francavilla al Mare. Votateci, perché siamo
una forza nuova, siamo un gruppo di persone nuove che va al di là dei partiti classici. Ci siamo uniti senza guardare i partiti, cioè le nostre casacche nazionali, quindi nelle mie liste ci sono tutti. Abbiamo fatto una squadra per portare un progetto mirato per Francavilla. Allora vi chiedo di darci forza per avere questo cambiamento. A Francavilla al Mare si torna alle urne tra il 4 ottobre e si presenta anche Gianluca Baldassarri qui con noi, a cui chiediamo subito di fare un breve identikit, una presentazione e il motivo per cui si è candidato. Allora, io sono Gianluca Baldassarri, sono di Francavilla al Mare, sono sposato, ho 43 anni e ho un bambino. Niente, mi sono presentato per un semplice motivo, perché da 15-20 anni si presentano solo esclusivamente le stesse persone, sempre tutti grandi nomi, tutti grossi nomi, tutti figli e nipoti d'arte, tutti figli di, nipoti di, e non c'è mai stato un ragazzo normale, uno, come dice il mio slogan, uno di voi, un ragazzo semplice che sa veramente i veri problemi sia di Francavilla che di francavillesi. Sei candidato con una lista civica, che cosa significa per te la lista civica e chi sono quelle persone che ti appoggiano in questa tornata elettorale? Allora, la via del civismo l'ho fatta perché io fino a poco tempo fa stavo all'interno di un partito del centrodestra, dove che rappresentavo il popolo di Francavilla che è amante di Salvini. Io ero nella Lega e me ne sono andato per un semplice motivo, perché ho fatto di tutto per fare un confronto a livello cittadino, di andare alle votazioni e scegliere ai francavillesi il candidato che più lo possa rappresentare a queste elezioni che si avverrà il 3 e il 4 di ottobre. Soltanto non me ne hanno dato la possibilità, e giustamente io vengo dalla linea di Salvini, dove dice lui dà largo ai giovani, anche prima esperienza, che sono ragazzi da puntare, e purtroppo a livello regionale hanno scelto Roberto Angelucci, che è una bravissima persona, un signore normale, una brava persona, però che non mi rappresenti a livello come primo cittadino qui di Francavilla. Ci pare di capire che non è molto in linea con quello che è avvenuto negli ultimi anni a Francavilla, perché logicamente vuole un cambiamento anche radicale. Di che cosa è allora, secondo Gianluca Baldassarri, che a Francavilla non va? Allora, Francavilla, basta dire che il bilancio più o meno sta sui meno 8 milioni di euro. Più di questo io non posso aggiungere altro, perché quella è una carta d'identità che tu dai alla tua popolazione, ai tuoi amici concittadini di Francavilla. Quindi c'è da lavorare, da rimboccarsi le maniche e veramente lavorare. Lavorare sodo. E come? Senza gravare sui cittadini, ovviamente. Ovviamente no, perché innanzitutto usciamo da questo brutto periodo chiamato Covid. Non so fino a quando noi ce lo possiamo portare ancora dietro. Io mi auguro che se ne vada subito, mi auguro che tutti si vaccinino e niente, spero questo. Dopo innanzitutto una cosa da puntare, perché sicuramente tante persone hanno perso il lavoro, e riniziare a ricostruire tutti insieme. Con me, come dice il mio slogan, uno di voi, perché? Perché voglio iniziare con i miei amici, con i miei concittadini, con i miei parenti, con noi tutta Francavilla. Dovremmo iniziare tutti insieme, io aiuto loro e loro aiutano me. Pian pianino la montagna è alta, ho forza, ho volontà, ci sto mettendo la faccia per andare tutti quanti insieme a un unico scopo, andare a vincere tutti insieme. Ad esempio, come si potrebbe fare
collaborando anche con i cittadini per far sì che possa crescere, possa tornare questo. Allora, assolutamente sì. Il lavoro, anche se non c'è, bisogna crearselo. Nel mio programma, uno dei tanti punti del mio programma è la riqualificazione del fiume Alento, dove si potrebbe andare a mettere benissimo 20-30 prefabbricati per ognuno dei due lati e dare la possibilità che solo i residenti di Francavilla, io amo Francavilla, per me Francavilla e francavillese al primo posto, dopodiché possono venire anche gli altri. In che senso? Questi li farò un bando, ovviamente inizierò ad aiutare persone con difficoltà economiche, quindi con l'ISEE basso, inizierò a dare loro questi prefabbricati da 100-200 metri quadrati, che ognuno di loro, ovviamente con le qualifiche giuste, inizierà a dare tipo bar, ristoranti, pizzerie e quant'altro a tutte e due le estremità. Così di portare i cosiddetti navigli, che è un grandissimo parolone, a Francavilla, dove c'è la concentrazione di tutti lì. Ecco, ma Francavilla, come hai detto, non è solo francavillesi, anche se a lei è un tema caro. Francavilla vive anche di turismo, ecco, il turismo va un po' rivisto anche in periodo di Covid, che speriamo, come ha detto lei, finisca presto, ma che comunque si va sempre sviluppando con le nuove tecnologie. Ovvio. Allora, per il turismo voglio riportare la mia bella Francavilla alla perla dell'Abruzzo. Facendo come? Facendo tantissima pubblicità, pubblicizzando quel poco che noi abbiamo. Il poco è il mare, che per altri se lo sognano, e allo stesso tempo abbiamo la collina. Il mare, facendo un qualcosa di alzare il livello di sicurezza. Ho in mente di fare l'OPSA, sarebbe operatori polivalenti soccorso acquatico. Pubblicizzare questo, che le nostre acque sono sicure. Noi qui adesso abbiamo anche il porto, quindi sul nostro litorale passano anche barche piccole e media grandezza, quindi giustamente un bagnino non sa dare soccorso a queste piccole imbarcazioni. Quindi fare tra tutte le torrette dei bagnini, mettere al porto un gommone, ovviamente con gli enti preposti, con Croce Rossa Italiana e altri organi, di andare là a fare un primo soccorso. Ci dobbiamo mettere un'autobulanza e a tutte e due le estremità di Francavilla, perché Francavilla, innanzitutto, per me, Gianluca Baldassarre, Francavilla è tutta, è da nord a sud e da est a ovest, è tutta Francavilla. Quindi bisogna dare più servizi al lato nord e al lato sud, e soprattutto anche alle colline, dove finora tanti sindaci, prima delle campagne elettorali, sponsorizzano, dove che tutti scappano via. Ritornando al discorso di prima, di mettere un'autobulanza per un primo intervento e di mettere alle tutte e due le estremità primo soccorso con medici o paramedici. Lei ha nominato le aree interne, di che cosa hanno bisogno allora queste aree interne, queste contrade? Allora, io vengo da una contrada e te la posso racchiudere in un'unica semplice parola, anche se è un po' forte come parola. Alle contrade fa letteralmente schifo. Io mi vergogno a volte di far venire amici miei su in contrada, perché c'è la vegetazione in mezzo alla strada, un qualcosa di incredibile, che noi dobbiamo camminare al centro della strada. E ovviamente di portare tanti servizi, che noi alcune cose le paghiamo senza averle, e quindi di portare servizi come sta Francavilla A, dove siamo adesso, far diventare la mia zona Francavilla A, ovviamente con il nord e il sud di Francavilla. Ecco, siamo in conclusione, le lasciamo a disposizione 30 secondi per fare un appello a tutti gli elettori del comune di Francavilla al Mare. Perfetto, io quello che consiglio a voi, amici e parenti, di votare me, perché dovete vedere il mio programma. Non dovete votare le solite persone che hanno un nome, un cognome forte, ma di votare semplicemente un ragazzo normale che ha voglia di fare, ha veramente voglia di fare con voi, solo con voi, di rimboccare le maniche e di iniziare a lavorare tutti insieme. Semplicemente un'unica parola: iniziamo a scrivere un percorso bello di vita, giriamo pagina, costruiamo il libro insieme, punto, semplice, niente di più e niente di meno.
Io ci metto il cuore, l'anima per Francavilla. Io per Francavilla darei tutto. Camillo Paolini è un altro candidato a sindaco per le prossime elezioni sul comune di Francavilla al Mare. Innanzitutto facciamo l'identikit del candidato sindaco. Ho svolto nella mia attività lavorativa l'attività di medico di base, medico generico in Francavilla. Ho lavorato un attimino dall'86 fino al 2019, anzi novembre 2019, quando sono andato in pensione per motivi di una mia patologia che non mi ha permesso più di fare l'attività di medico di base e quindi ho dovuto a malincuore abbandonare l'attività. Credo di aver lasciato un buon segno nella mia attività, nella mia Francavilla, e una volta in pensione praticamente, dato che volevo fare qualcos'altro per la città, mi sono messo in gioco, in politica, anche perché mi è stato chiesto un attimino dal civico Aria Nuova, che io ho apprezzato per quello che loro volevano fare e dicono, quindi di essere abbastanza puliti ed essere una lista civica senza scherzi negli armadi. Che progetto è Aria Nuova? Aria Nuova è praticamente una lista civica che guarda a 360 gradi i problemi che sono di Francavilla. Sono stati dal 2011 c'è questa lista civica, quindi non è una lista civica nata per il momento e neanche una lista civica che morirà dopo le elezioni. Quali sono i problemi che attanagliano, secondo Aria Nuova, Francavilla? Uno già nominato, che è l'urbanistica. L'urbanistica, i rifiuti. Che è un'altra di rifiuti. Poi ci sono un attimino i problemi anche che è facile riscontrare a Francavilla, la manutenzione delle strade, che praticamente è una cosa disastrosa. Poi il discorso che della vecchia amministrazione che ha privilegiato solamente la parte centrale di Francavilla, quindi sia per quanto riguarda la Sirene, per quanto riguarda la Steropa, Via Lancione, eccetera, tralasciando completamente le contrade, sono tutte abbandonate completamente. Quindi noi stiamo da anni parlando e cercando di fare in modo che le contrade vengano ascoltate, ma con scarso risultato. Rivalorizzare le contrade che sono state abbandonate, cioè non hanno messo nessun soldo, nessun euro sulle contrade, quindi le contrade devono essere ripulite, rivalorizzate, i marciapiedi delle contrade, ci sono tante cose da fare per le contrade, non è stato fatto nulla. Tutti i soldi che sono stati spesi solamente per una visibilità del centro. Invece per quanto riguarda, lei ha nominato anche i rifiuti, cosa non va? I rifiuti praticamente, come tutti i paesi, si fa il riciclabile. La CONAI paga al comune un tot per quanto riguarda i rifiuti riciclabili. Il nostro comune li mette in un bilancio extra, invece dovrebbero essere sicuramente dati un attimino al bilancio delle tasse sui rifiuti per cercare un po' di agevolare un attimino i francavillesi per quanto riguarda la spesa dei rifiuti. Quindi una mano, i rifiuti che vengono conferiti come riciclati devono essere riportati a chi fa la differenziata. Sicuramente a post pandemia ci sarà anche il problema da affrontare, che è quella della disoccupazione, perché tutti i comuni hanno questi problemi. Ecco, su Francavilla, come è la situazione e qual è l'idea di Aria Nuova per quanto riguarda questo argomento? Perché cose punterebbero sul turismo, Francavilla punterebbe sul turismo,
e puntare un attimino anche per quanto riguarda le periferie, per quanto riguarda la campagna, nel senso cercare di fare più mercati rionali, mercati zonali, per cercare un po' un attimino di dare più ossigeno ai contadini locali. E anche l'agricoltura, quella di qualità, è un programma importante. È solo il turismo, ma è anche l'agricoltura, e anche perché Francavilla c'ha un attimino alle spalle, c'ha una grossa cultura agricola. Ecco, Aria Nuova prova questa sfida elettorale. A confronto nella tornazione elettorale ci saranno comunque dei partiti, dei grandi partiti, ci saranno grandi candidati. Qual è l'obiettivo intanto per le elezioni del 3 e 4 ottobre? Prima cosa è di fare una buona figura e cercare se non chiaramente di riuscire come candidato sindaco, ma almeno di spostare un po' l'ago della bilancia verso altre cose, perché adesso nel senso entrare in consiglio comunale e cercare di cambiare le cose dal dentro e non dal di fuori. Aria Nuova non decide non in sé per sé, ma avendo un attimino un gruppo di sostenitori abbastanza numeroso, eccetera, si farà un parlare tra di noi e si vedrà un attimino come dobbiamo comportarci, ma sempre con l'unione di intenti di tutti quanti. Comunque ci pare di capire che non siete perfettamente in linea con quella che sono stati i 10 anni di amministrazione Luciano. Certamente no. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Camillo Paolini agli elettori di Francavilla al Mare. Allora, voi una buona parte di elettori mi conosce per la mia attività, quindi mi apprezza e mi stima. Quella che non mi conosce, sicuramente se avranno fiducia in me si vedrà un attimino che io ho delle idee nuove e praticamente più che altro cerco un attimino di coinvolgere tutti i cittadini nella gestione della cosa pubblica. Roberto Angelucci è il candidato sindaco alle prossime elezioni di Francavilla al Mare. Facciamo subito l'identikit per chi non conoscesse Roberto Angelucci. Sì, sono nato nel 53, quindi ho 67 anni, da alcuni considerato anziano, da altri mi dicono che sono ben portati, quindi ho sempre vissuto qui a Francavilla. E ho un'azienda che lavora marmi da tante generazioni, da prima della guerra, dove hanno lavorato appunto tanti francavillesi, e ancora oggi continuiamo con questa azienda piccola con 11 dipendenti. E mi sono sempre interessato alla politica, da democristiano, prima da giovane un po' rivoluzionario. Poi in effetti quando si raggiunge la maggiore età, ho seguito un po' mio padre che si impegnava nella Democrazia Cristiana, e quindi è lì che è nata la passione. Gli altri fratelli non hanno mai voluto sentir parlare, anzi hanno avuto un rigetto. Io invece da subito mi sono appassionato a congressi, riunioni, incontri. Poi mi sono candidato una volta nell'80, sono stato eletto e ho fatto l'assessore per 5 anni. Poi nell'85, con il vecchio sistema, 85 e anche nel 90 mi sono ricandidato, e poi i consiglieri hanno pensato bene di eleggermi sindaco e ho amministrato per le prime 2 volte. Poi sono passati un po' di anni, sono tornato appieno nel mio lavoro e nei miei impegni sociali, hobby, motociclismo, slow food, la cura del territorio, e appunto l'azienda, il motoclub che mi ha impegnato molto con manifestazioni internazionali e nazionali. Ecco, figura espressione del centrodestra in queste elezioni amministrative, come mai ha scelto di tornare in campo? Ma ripeto, l'ultima esperienza è stata fatta dal 98 al 2008
come sindaco, poi mi sono fatto abbondantemente i fatti miei, diciamo, sollecitando solo l'ultima amministrazione, quella Guida Luciani, che doveva essere il mio successore dell'allora centrodestra, poi ci sono state altre vicende e quindi poi è diventato sindaco del centro-sinistra. In questi 10 anni ho sempre detto che volentieri avrei seguito il completamento del porto, la realizzazione dell'altro tratto di pista ciclabile, di questo nel quale adesso ci troviamo, che avevamo iniziato noi nella parte sud, ma non solo, ma una pista ciclabile che dovrà essere completata dal Gargano al Conero per dare ricchezza al nostro territorio per i prossimi secoli. Ecco, leggiamo una visione di Francavilla solidale, inclusiva e aperta. Per essere solidali come si fa? Ma secondo me intanto bisogna essere anche un po' portati a esserlo, cioè Francavilla è stata sempre una città dell'accoglienza, è nata come città dell'accoglienza, da prima della guerra, prima città turistica con l'azienda di soggiorno, automaticamente si è candidata a questo. Ma l'accoglienza non solo dei turisti, dei villeggianti, come si chiamavano una volta, ma accoglienza un po' di tutti. Ormai tutti sono arrivati a Francavilla e chi ci viene ci resta, si fida, affitta o compra casa e stabilisce la sua residenza. Gente che sta bene, ma anche gente che ha avuto e ha problemi, e quindi la solidarietà scatta, la sussidiarietà scatta attraverso le associazioni, stando a fianco alle associazioni o anche in proprio per quello che uno può fare, e l'abbiamo sempre fatto, creando centri sociali, creando spazi dove poter incontrare queste persone, sostenendo chi svolge le attività di sostegno al cittadino che occasionalmente può avere bisogno, perché il compito di un sindaco è anche questo, non è che tutti hanno bisogno nello stesso momento. C'è gente che sta bene e abbiamo visto che con la pandemia, con la crisi economica, si è ritrovata a dormire in macchina. C'è gente che stava male e che vuole migliorare le proprie condizioni. Bisogna dare le opportunità a tutti e stare a fianco a tutti. L'abbiamo sempre fatto naturalmente. Di che cosa ha bisogno Francavilla al Mare, che lei avrebbe voluto fare in questi 10 anni in cui è stato un po' in disparte? Ma negli anni che sono stato in disparte ho detto volevo mettermi a disposizione per completare il depuratore che avevo iniziato, appaltato e finanziato. Volevo completare il porto. E c'è la possibilità, mi scusi, di farlo? Sì, per fortuna abbiamo dei 7 milioni di euro che c'erano allora, e dopo 13 anni per fortuna abbiamo ritrovato 4 milioni di euro, quindi quel depuratore terzo che eliminerà il depuratore di Pretaro e alleggerirà quello a sud, diciamo che darà la garanzia di non cattivi odori per chi abita all'interno e di un'acqua che va a mare, che non va a inquinare e che quindi garantirà la bandiera blu per i prossimi anni. E poi il completamento delle reti, il porto che sarà l'opportunità, il richiamo per i prossimi anni, così come è successo per i vari pontili che sono stati costruiti, sarà un'attrazione. Una città di mare senza porto è come se passasse l'autostrada senza avere l'uscita. Quindi è un'opportunità per eliminare barche sparse sull'Arenile abbandonate e quindi ridare il 30% delle spiagge libere che ci vantiamo di avere, unico comune in Italia, a Francavilla, 30% di spiagge libere utilizzabili da chi le vuole utilizzare per questioni economiche, perché non ha risorse, ma anche da chi per scelta personale ama vivere un po' più in modo tranquillo, senza dover stare. Sappiamo che Francavilla non è però solo la parte del mare, ma sono anche le contrade, la parte interna, che bisogna collegare queste due realtà. Quello che ha sofferto Francavilla in questi anni è stato proprio questo che adesso ha detto lei, la mancanza di sentirsi un'unica città, un'unica Francavilla, quella della spiaggia, del mare, delle colline, delle contrade, dei quartieri. Non c'è stata questa attenzione, purtroppo non c'è stata. Si sono concentrate su alcune opere, anche importanti, non, di questo io ho ringraziato sempre l'amministrazione quando ha finito il primo lotto del porto, ha fatto la pista ciclabile, perché sono opere importanti che avevamo anche iniziato e quindi hanno fatto bene a completarle. Però la città ha bisogno di raccordarsi, di essere unica e di sentirsi ancora un'unica città. Completare i servizi nelle contrade, tenere pulite in ordine nelle contrade, i quartieri residenziali, non sono mai stati quartieri dormitorio, non sono mai stati quartieri
abbandonati, dobbiamo fare in modo che si sentano vivi, cittadini venuti da, che stanno qui da sempre o venuti da poco, ma si sentano cittadini di questa città. Tutto questo è possibile racchiuderlo in un'unica parola che leggiamo anche sui social, che è quella di città aperta. Ma sicuramente lo è stato, Francavilla, città franca, città aperta dal suo nome, dalle sue origini, continuerà a esserlo. Per esserlo bisogna volare alto, bisogna confrontarsi con tutto il territorio confinante con Francavilla, regionale e anche nazionale, per prendere begli esempi, per poterla promuovere in modo adeguato, perché ci dobbiamo rilegare e far funzionare tutte le società, tutti i consorzi che ci sono e che gestiscono i servizi. Questo è mancato in questi anni. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Roberto Angelucci agli elettori del comune di Francavilla al Mare. Per chi mi conosce non ci sono molte parole da dire, appelli da fare, nel senso che chi mi ha apprezzato, chi mi stima o chi non mi vuole ascoltare o vedere, e quello sono sempre quello, non sono cambiato. Per un'elezione, per un voto, io ho invitato anche i miei candidati consiglieri a non cambiarsi, di rimanere quelli che sono, perché ci abbiamo messo la faccia in questo periodo, perché dopo Covid mi sarei sentito un vigliacco non partecipare a questa bella campagna elettorale democratica, con i toni bassi e senza eliminando tutto quel fango che anche in questi 13 anni è stato gettato addosso a chi non se lo meritava. Facciamo l'identikit del candidato sindaco a Francavilla al Mare, Luisa Russo. Io sono Luisa Russo, ho 53 anni, sono un avvocato amministrativista ormai da 26 anni, mi sono sempre occupata di diritto amministrativo, di edilizia urbanistica in particolare, quindi ho maturato una grande esperienza nel campo del diritto e della cosa pubblica. Da 3 anni sono assessore nella giunta uscente di Antonio Luciani e ho con le deleghe del Demanio, Commercio e Agricoltura, e quindi ho maturato una grande esperienza anche all'interno della macchina amministrativa. Ho visto il funzionamento della macchina amministrativa e ho avuto modo di conoscere bene il territorio e le persone che sono sul territorio, quindi credo di avere competenze ed esperienza per poter tali che mi hanno dato la possibilità di candidarmi a sindaco. La parola continuità amministrativa è giusta in questo momento? La parola continuità è giusta perché in questi 3 anni ho apprezzato notevolmente il lavoro fatto dall'amministrazione uscente, quindi credo fortemente nella continuità del metodo utilizzato, che era un metodo finalizzato veramente al perseguimento dell'interesse pubblico. Ovviamente bisogna sempre tenere conto delle esigenze che via via cambiano e sopraggiungono nella città, quindi continuità, ma sicuramente cambiamento e rinnovazione. Questo è certo, soprattutto in un'epoca in cui stiamo uscendo da una pandemia di natura enorme e quindi dovremo affrontare tutti i problemi che sono derivati da questa pandemia. Rinnovazione in che senso? Rinnovazione, innanzitutto credo che sia una bellissima, un bellissimo segnale il fatto che di aver posto a capo di una squadra una donna. Sono la prima donna candidata a sindaco nella città di Francavilla. Quindi non solo sarò il primo sindaco, ma a Francavilla nella sua storia non ha mai avuto neanche una donna candidata a sindaco. Quindi già questo è un segnale di rinnovazione, un segnale di rinnovazione che non è un caso. È arrivato da una squadra che ha creduto fortemente nelle donne e nel fatto che la presenza della donna sia fondamentale per mandare avanti la città. Rinnovazione poi nel senso, appunto, come dicevo prima, di stare assolutamente dietro alle esigenze della città e soprattutto anche di presentare una squadra composta sì da consiglieri uscenti, ma da tante tante nuove persone che per la prima volta si avvicinano alla un'esperienza politica, vogliono mettere a disposizione della comunità le proprie competenze e le proprie capacità e la propria professionalità, che quindi porteranno nuova linfa, nuove energie e nuove idee.
Il turismo ritengo che sia un argomento importantissimo, ma non perché dobbiamo pensare solo ai turisti, ma perché il turismo porta ricchezza in tutti i settori della città, porta ricchezza nel commercio, nell'agricoltura, nell'artigianato, quindi sicuramente abbiamo puntato moltissimo al turismo, dobbiamo proseguire con la destagionalizzazione del turismo perché dobbiamo far sì che Francavilla venga frequentata e visitata anche in altri periodi dell'anno e quindi sicuramente dobbiamo puntare fortemente al turismo, all'aumento della ricettività perché quest'anno abbiamo avuto un boom di presenze, non siamo stati in grado di ospitare tutti, quindi anche questo è un tema che si pone, ma vediamo che già ci sono dei privati che hanno creduto in questo cambiamento e stanno nuovamente investendo sulla città proprio per realizzare strutture ricettive. E questo è un modo di collegare i residenti di Francavilla ai turisti che vengono poi da fuori durante i mesi di tutto l'anno? Certamente sì, è così. Abbiamo anche in mente l'idea di realizzare un nuovo palazzetto dello sport affinché sia luogo per realizzare eventi di natura sportiva, culturale e di arte, insomma di tutti i generi, anche durante l'inverno, e quindi potrà essere un luogo che potrà veramente far sì che ci sia la vera destagionalizzazione del turismo. Il programma ha ancora tanti tanti altri punti, non so se è il caso di parlarne adesso, ma credo che comunque questa amministrazione che si sta riproponendo alla città con anche persone nuove possa godere di credibilità perché è riuscita a portare avanti dei programmi e dei progetti che aveva presentato, quindi anche se i programmi sono simili, proposti dalle varie coalizioni, credo che insomma bisogna dare fiducia a chi ha dimostrato davvero di saper fare. È normale che in un mondo che va sempre più digitalizzandosi sfruttare le risorse che arrivano dall'Europa, e parliamo di PNR, NRR, ma piuttosto che recovery, sono delle situazioni, delle opportunità da saper sfruttare. Sono opportunità, ma ormai è indispensabile non intercettare tutti questi finanziamenti di natura regionale, statale ed europea. Senza questi finanziamenti non possiamo più andare avanti, quindi nel mio programma è prevista la costituzione di un apposito sportello che sia in grado veramente di intercettare tutti i fondi nel campo del sociale, del turismo, dell'agricoltura, del commercio, in tutti i campi che dobbiamo noi seguire. Quale potrebbe essere un obiettivo, no, da realizzare e da regalare ai cittadini di Francavilla sfruttando queste opportunità? Gli obiettivi sono tanti, stiamo probabilmente ottenendo già un finanziamento per la realizzazione della pista ciclopedonale dal nuovo ponte sul mare fino alla zona sud. E ci saranno obiettivi che riguardano la riqualificazione delle zone verdi, delle zone più interne, perché nel programma c'è l'idea di realizzare dei percorsi a pettine che dalla costa vadano verso l'interno, perché dobbiamo assolutamente arrivare a riqualificare anche le contrade e far sì che tutti conoscano anche le nostre meravigliose zone interne. E l'ultimo obiettivo, quello più ambizioso, al quale io punto moltissimo e potrebbe veramente essere l'occasione giusta, è quello dello spostamento del tracciato ferroviario. Ci faremo sicuramente portatori della voce della città che vuole fortemente questa cosa. Abbiamo perso questo treno negli anni passati, adesso forse con questi finanziamenti è la volta buona. Siamo in conclusione, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Luisa Russo agli elettori del comune di Francavilla al Mare. L'appello è quello di dare fiducia ad una donna, la prima donna nella storia di Francavilla candidata a sindaco, una donna competente ed esperta, una donna che possa garantire la continuità di questa amministrazione che tanto ha fatto. E l'appello è anche al voto utile, di votare chi realmente propone un progetto completo di programma e di persone che la sostengono. Bisogna guardare anche la squadra che sta a fianco al candidato sindaco. Ancora con un candidato per le prossime elezioni del comune di Francavilla al Mare, siamo con Livio Sarchese. Intanto facciamo subito l'identikit del candidato sindaco che si presenta alla comunità. Sì, sono Livio Sarchese, padre di due splendidi figli, sono libero professionista, un avvocato, esercito oramai da oltre 25 anni qui a Francavilla al Mare e ho tanti hobby, uno è la passione, quella della politica,
per aiutare le persone, io sono in politica per aiutare le persone, solo per quello. E poi ho gli hobby miei, al giardinaggio, amo le rose, agli animali che adoro, quindi anche diciamo, il nostro programma, il programma delle mie liste, delle due liste che mi sosterranno, è impregnato anche di questo tipo di contenuti, anche la tutela degli animali, il benessere quindi degli animali, la tutela dell'ambiente, anche in vista di quella transizione ecologica che noi come movimento propugniamo e portiamo avanti anche nel simbolo con la scritta 2050, quella neutralità climatica. Una coalizione con due liste, una civica e una facente riferimento al Movimento 5 Stelle. Come mai il Movimento 5 Stelle a Francavilla al Mare non ha appoggiato il centro-sinistra? Allora, sì, ho la fortuna di avere due liste, oltre che quella del Movimento, del quale faccio parte oramai da anni, anche di una lista civica che si ispira un po' ai valori del Movimento. Ma io pubblicamente l'ho detto apertamente, l'ho scritto anche sui giornali, è apparso l'articolo, la notizia. Io purtroppo non condivido gli obiettivi, comunque la visione politica del sindaco uscente, e ho chiesto anche agli altri partiti di quella coalizione di staccarsi un po' da questa visione. Hanno preferito andare via per un'altra strada, e quindi io ho continuato per la mia strada, che è quella della coerenza, della correttezza e continuo a dire della credibilità. La transizione ecologica che da poco, da qualche anno, è entrata a far parte del nostro vocabolario, lo vediamo anche all'interno del governo centrale, quello nazionale, entrerà a far parte anche del comune di Francavilla al Mare? Ma certamente, mobilità sostenibile, ambiente, tutto ciò che è collegato a questa visione per raggiungere quell'obiettivo a medio termine il 2030 con la riduzione del 55% delle emissioni, nel 2050 arrivare alla neutralità con l'azzeramento delle emissioni di gas serra, chiaramente sono un obiettivo nostro. D'altra parte, noi abbiamo cominciato già in questa legislatura passata che si sta concludendo, a introdurre misure come le comunità energetiche che vanno in quella direzione, e fortunatamente sono state approvate non dalla maggioranza, con la quale speravo di avere una unione di intenti, visto che era una misura anche approvata dal governo centrale, dove il PD è al governo col movimento, ma in realtà con i voti della minoranza. Quindi questo è un altro di quel tassello, di quel puzzle che ci ha fatto capire che forse con questa maggioranza attuale, quindi con la lista di centrosinistra che si contrappone alla nostra, non ci sono molti punti di convergenza. Questa sicuramente della transizione ecologica non sarà una sfida facile, perché comunque sappiamo che Francavilla è una grande città molto popolosa, con densità abitativa soprattutto nei mesi estivi, che fa invidia alle grandi città. Quanto sarà difficile? Sarà molto difficile. L'altro giorno abbiamo avuto qui il sottosegretario alla transizione ecologica, Ilaria Fontana, e con lei abbiamo conversato presentando le liste di questo tema. È un tema che va introdotto, si è in via di introduzione anche nel governo centrale, ma in Europa già se ne parla da tempo, è l'Europa che ci spinge in questa direzione e che impone a tutti i cittadini anche di farsi, diciamo, parte diligente nel cominciare a adottare comportamenti virtuosi. Noi a Francavilla, ripeto, faremo la nostra parte con la nostra amministrazione, cercando di introdurre tutte quelle misure che vanno in quella direzione. I comuni devono fare la loro parte, le regioni pure e il Parlamento pure, ma i cittadini sono poi il vero centro di questa rivoluzione, quindi dovremmo abituare e educare anche loro sotto questo profilo, questa direzione. I cittadini che si aspettano però poi delle risposte da chi andrà a governare la città. Abbiamo iniziato a toccare un tema che è quello del turismo, rimaniamo in questo argomento. Che cosa si può fare in più per questa città? Ma guardi, il turismo è un tema di cui si parla sempre, nella maniera più consueta possibile. Noi sappiamo che tipo di città è Francavilla. È una città che ha uno sviluppo turistico forte per il mare, ma è una città che presenta tante peculiarità. Abbiamo una collina meravigliosa, quindi con delle tipicità nostre anche a livello agricolo. È una città che può offrire tanto a livello turistico. Dobbiamo cercare di portare il turismo fuori, dobbiamo internazionalizzarlo, dobbiamo lavorare anche sostenendo le imprese locali per cercare di creare il prodotto di nicchia, in modo da promuoverlo all'estero. Dobbiamo promuovere l'immagine di Francavilla bene, però io dico sempre, noi non possiamo ragionare in termini turistici dicendo dobbiamo portare i turisti qua, noi dobbiamo portare i turisti qua perché dobbiamo offrire un prodotto di qualità, e il prodotto di qualità non si può sganciare da una visione più larga, anche regionale.
Io lo sanno tutti che sto combattendo nel mio piccolo per la realizzazione del terzo depuratore, così come sull'erosione ho spesso parlato con gli uffici regionali e devo ringraziare anche i miei consiglieri regionali e i miei parlamentari che mi hanno sostenuto. Ecco, Francavilla, che vive di turismo balneare e non solo quello, deve avere chiaramente depurazione, la depurazione deve essere diciamo ai massimi livelli perché non si ripresentino quei fenomeni che abbiamo vissuto in precedenza. Dopodiché chiaramente dovremo aiutare anche gli imprenditori locali, sia quelli balneatori eccetera, a crescere, ma a crescere anche a livello professionale. Noi parliamo di ospitalità. L'ospitalità è fondamentale, anche loro devono essere in grado, io sono convinto che con noi riusciremo a formarci insieme, saranno in grado di offrire un'ospitalità di un certo livello, qualitativamente diverso. Noi combattiamo con le città limitrofe, quindi dobbiamo essere più bravi di loro. Sì, noi sul programma rifiuti abbiamo proprio evidenziato delle proposte, da quella dei rifiuti zero a tariffa puntuale alle filiere virtuose. E sono tutti temi, questo è un tema molto importante, perché noi abbiamo una TARI che è molto alta come tariffa e in questi 10 anni non abbiamo visto diminuzioni delle aliquote, io l'ho scritto, l'ho detto pure pubblicamente anche in Consiglio Comunale, dobbiamo lavorare per abbassare le aliquote, dobbiamo lavorare per fare in modo che la raccolta differenziata venga estesa anche ad altri materiali, dobbiamo educare la gente a fare la raccolta differenziata in maniera corretta. Noi adesso il 31 di dicembre scade il contratto con la Cosvega, quindi ci troveremo anche a dover rifare la gara per trovare il nuovo gestore, quello che si occuperà dei rifiuti. Ecco, questo è il lavoro che dovremmo fare, cercare di portare il cittadino a differenziare meglio cosa, a produrre il rifiuto, che il rifiuto deve essere un prodotto che poi viene rivenduto. Non a caso parliamo di centri di riuso, non a caso parliamo, ma sono normative europee, non è che noi ci inventiamo nulla di che. Dobbiamo lavorare in questa direzione. Noi come movimento, come lista civica, siamo molto sensibili a questo tema e credo che riusciremo ad andare nella direzione dell'abbassamento e della riduzione delle aliquote proprio sfruttando questi temi e questi progetti che noi abbiamo anche delineato in maniera analitica nel programma. Quando mi parla di lavoro, tocca un tema molto sensibile. Nel nostro programma il lavoro è trasversale, nel senso che lei potrebbe parlare di sociale, dove parliamo anche dell'incentivo alla realizzazione di RSA per anziani che portano lavoro. Le potrei parlare di altri temi che riguardano il lavoro nello specifico, ma il Comune, nella sua limitata competenza, deve dialogare con i centri per l'impiego. Noi per esempio abbiamo il reddito di cittadinanza. Quella è una misura che è in via di rivoluzione e di risistemazione come normativa, ma dovrà portare all'immissione di tante persone nel lavoro. Se non cominciamo a invertire la rotta tutti insieme, anche adottando provvedimenti non solo virtuosi, ma provvedimenti per la collettività che vanno in questa direzione, le comunità energetiche erano uno di quei provvedimenti, rischiamo che fra qualche anno i nostri figli ne pagheranno le conseguenze e noi non vogliamo questo. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Livio Sarchese agli elettori del comune di Francavilla al Mare. Ma io gli elettori dico in giro a tutti quanti, a tutti i cittadini, e parlo di me come di una persona credibile. Ho rifiutato le alleanze con gli altri partiti perché ho un programma insieme ai miei candidati ambizioso, un programma articolato. Il nostro programma è difficile da vedere in giro perché descrive analiticamente quello che noi faremo. Di solito i programmi sono generici per potersi muovere nelle maglie dei vari capitoli. Noi abbiamo un programma ambizioso. Questo programma con gli altri probabilmente non l'avremmo potuto realizzare. Per cui chiedo ai cittadini di darci fiducia, di sostenerci. Siamo credibili, non abbiamo mai governato, quindi non potete dire che non possiamo realizzare quello che ci proponiamo. Metteteci alla prova e io sono convinto che ne rimarrete soddisfatti e ci darete la fiducia anche per un mandato successivo.